Sorry. Cominciamo? Cominciamo. Ok, abbiamo visto che i diversi strati che compongono un muro possono essere associati a delle matrici e che tutti gli strati si possono mettere insieme formando un'unica matrice moltiplicando riga colonna le matrici tra loro. Ma quando voi avete un muro con tanti strati diversi e dovete calcolare la trasmittanza del muro, voi non avete soltanto da sommare le resistenze dei singoli strati, ma dovete anche mettere in conto lo scambio di calore che c'è sulla faccia esterna e sulla faccia interna legata alla convezione e all'irraggiamento attraverso una resistenza superficiale esterna e una resistenza superficiale interna. Penso che anche quando fate il calcolo della trasmittanza mettete questi due termini, no? Sì. Che sono legati a convezione. Ok? Entonces vimos aquí que cada material se puede caracterizar como una matriz, que al momento de sumar varios materiales se pueden combinar esas matrices en una sola gran matriz, multiplicando las matrices entre sí, y que el orden de los factores sí va a alterar el producto en el caso del cálculo dinámico. Cuando se hace el cálculo de resistencia, tradicionalmente se suma también un factor que es la resistencia superficial externa y la resistencia superficial interna, que está vinculada a la temperatura que tiene el aire que está en contacto con la superficie. Ese aire que está en contacto con la superficie tiene un movimiento convectivo, no tiene exactamente la misma temperatura que tiene el aire fuera, y por lo tanto hay un factor que se suma a la resistencia total del componente. Ma l'inerzia termica dell'aria è zero. Non ha inerzia, non ha capacità termica, ce l'ha bassissima. Quindi, come facciamo noi a combinare questo scambio con la nostra matrice? Entonces, el gran problema es que el aire no tiene inercia térmica. Entonces, ¿cómo hacemos para asociar ese flujo convectivo con el resto de la matriz del muro? Ecco la matrice che viene associata allo scambio esterno e allo scambio interno. Si nota che sono due matrici semplici perché sono fatte da numeri, non da numeri complessi. Questi sono numeri complessi, questi sono numeri. E in particolare solo un numero, diciamo, mi dà lo scambio di calore per convezione. Gli altri numeri sono dei numeri fissi. Que vemos que en el caso de las matrices que se agregan al exterior y al interior, no son del tipo de las que, como las que caracterizan los materiales, que estos son números complejos. Estos de acá en realidad son números reales y lo único que vemos aquí es el factor de resistencia para la superficie externa y para la superficie interna. Il fatto che qui abbiamo degli uno ci dice che questi termini qua saranno legati alla capacità termica che qui non c'è, è uno. Qui invece può avere un valore diverso, molto grande, grazie ai materiali, alle proprietà dei materiali che ho. Que dice que aquí el aporte de la capacidad térmica que tiene el aire se va a, no va a modificar el comportamiento que tiene la capacidad térmica que va a estar ligada a estos dos factores dentro del material. Y aquí sí va a ser muy diferente. En el caso del aire, que no va a aportar nada a la multiplicación. Quindi per ottenere la matrice completa devo matrice totale del muro tenendo conto anche degli scambi convettivi. Questo tipo di matrice la posso trovare anche dentro al muro se ho una soluzione. Per esempio, un tetto ventilato avrà dentro al muro uno spazio dove c'è l'aria che cammina. Quel pezzo del tetto ventilato, del muro ventilato, della facciata ventilata avrà associato una matrice che è esattamente come questa qua. Que este tipo de matriz asociada al intercambio convectivo de aire en contacto con la solución constructiva también se va a encontrar al interior de la solución constructiva en la medida en que tengamos cámaras ventiladas de fachada o de techo. Si hay una fachada ventilada, entonces va a tener asociada una matriz como esa, Per quello strato para avremo ese quella estrato matrice. dentro del muro. Vi faccio vedere
un esempio, però prima di farvi vedere l'esempio voglio darvi delle definizioni operative che sono queste. Dicevo prima che adesso abbiamo visto che il nostro muro può essere condensato in una matrice e dicevo che questo numero è molto importante, questo numero complesso qui, perché da questo numero io deduco quella che chiamiamo la trasmittanza termica dinamica. La trasmittanza termica dinamica è il valore assoluto di questo numero complesso. Io prendo questo numero complesso, anzi in realtà di questo numero complesso faccio l'inverso, calcolo il modulo, il valore assoluto, mi viene fuori un numero reale, questa è la trasmittanza dinamica. Ok. Hablo antes que este número era particularmente importante porque está asociado a la transmitancia térmica dinámica de toda la solución, que en realidad corresponde al valor absoluto dell'inverso de ese número complejo. Quindi prendo questo numero complesso, faccio l'inverso, faccio il modulo Assoluto. ed ottengo un numero. Se andate a fare il rapporto tra la trasmittanza dinamica e la trasmittanza statica di quel muro, ottenete il fattore di diminuzione, che è di quanto si è ridotta l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi, per fare un esempio, se questo è la metà di questo, l'oscillazione termica sarà ridotta della metà. Se questo è un decimo di questo, nel passaggio attraverso il muro, l'oscillazione termica è 9 decimi, rimane un decimo. Entonces, esto está asociado a la transmitancia térmica dinámica. Si uno pesca ese valor de transmitancia térmica dinámica y lo divide por la transmitancia térmica estática, lo que se va a obtener es un factor de disminución. Y ese factor de disminución es el que determina cuánto se reduce la amplitud de la oscilación térmica que hay fuera con respecto al interior. Entonces, si la resistencia térmica dinámica es un décimo de la resistencia térmica estática, voy a también tener una reducción de un 90% a un 0,1, o sea, multiplicado por 0,1, 10% de la oscilación que tenía afuera. Voy a reducir 9 veces, voy a quedar en un décimo de la oscilación que tenía afuera al interior. ¿Se entendió? Sì. Quindi io riduco l'oscillazione se sono capace di far diventare questo un numero molto piccolo. Quindi quanto più è piccolo questo numero qui, quanto più riuscirò a schiacciare le oscillazioni di temperatura. Entonces la estrategia para reducir la oscilación de temperatura es reducir este número. Mientras más chico sea este número, más voy a lograr reducir la oscilación térmica. Al momento de passare hacia l'interno. L'altro parametro importante è lo sfasamento termico dell'onda. Lo sfasamento termico dell'onda è legato all'argomento del numero complesso. Quindi prendo il numero complesso, calcolo l'argomento del numero complesso, mi dà un numero che lo posso tradurre in ore se vado a moltiplicarlo per il periodo. Lì il periodo dell'oscillazione di temperatura normalmente è una giornata, quindi sono 24 ore, diviso per 2π greco che mi permette di scalare il tempo. Ed ottengo lo sfasamento in ore. Con este mismo valor puedo sacar el argumento de ese valor, multiplicarlo por Periodo. el periodo de la oscilación, que en general son 24 horas, y dividirlo por 2π, y con eso tengo la variación temporal en horas de lo que se demora el calor en pasar desde fuera hasta dentro. Quindi questo numero complesso contiene al suo interno due informazioni, la dimensione dell'ampiezza dell'oscillazione e di quanto si sfasa. È per quello che dicevo che questo è il numero più importante. Este valor por sí solo contiene finalmente los dos parámetros que nosotros necesitamos para caracterizar mejor el comportamiento dinámico, que es el factor de disminución, cuánto disminuye la onda y cuánto la logramos desfasar en el tiempo. Invece, dentro a questi due parametri qua avremo
un'idea della capacità termica che abbiamo su un lato e la capacità termica che abbiamo sull'altro lato del muro. Zeta 11 y Zeta 22 caracterizan la capacidad térmica que existe hacia el lado externo y, bueno, da lo mismo, hacia un lado del muro y hacia el otro lado del muro. Sí. Estos de acá representan la capacidad térmica que tiene el muro. Un lado y el otro lado del muro. Faccio degli esempi così si vede meglio, forse si capisce un po' meglio. Allora, abbiamo un muro molto semplice, fatto da un unico strato di calcestruzzo, quindi ancora non sto parlando di legno, ma i concetti sono validi qualunque sia il muro, qualunque sia il numero di strati, è più complicato perché devo fare tante matrici, metterle tutte insieme, ma dal punto di vista concettuale è uguale. Io adesso qui ho un muro di calcestruzzo. Esternamente la temperatura della superficie varia secondo questo andamento, quindi passo da, diciamo, 27 gradi a 35 gradi in una giornata, sono 24 ore. Ok? Entonces, esto representa un muro de hormigón, después va a hablar los muros de madera. Los conceptos dice que son los mismos, por lo tanto, entenderlo da lo mismo si es hormigón, si es madera, al final es física y aplica a todos los materiales. Aquí tenemos una variación de la temperatura de la superficie desde 25 grados a 35 grados a lo largo del día. ¿Ya? Aquí están las 24 horas. Questo primo caso sono 20 centimetri di spessore del muro di calcestruzzo. La domanda è: se da questa parte del muro c'è questa oscillazione di temperatura, da questa parte dentro all'interno qual è l'oscillazione di temperatura? Si passa da, con 20 cm, da un'oscillazione che ha un'ampiezza da 27 a 35 ad un'oscillazione che ha questa ampiezza qua. Quindi il muro di calcestruzzo, avendo giocato sulla massa, ha schiacciato l'oscillazione termica e l'ha portata nel tempo a muoversi solo qui. E infatti questo è il profilo del caso A. Questo è il profilo che vediamo dentro. Quella oscillazione dentro il muro si è ridotta ed è sulla faccia interna del muro diventata questa oscillazione qua. Entonces, este recuerden que es la medición de la temperatura afuera del muro. Nel caso A es un muro hormigón con un espesor de 20 cm. Debido a la masa térmica y a la capacidad térmica que tiene el hormigón, esta oscilación que va entre 25 y 35 grados en el exterior no solamente se reduce, sino que se aplasta y se queda transformada en una oscilación interna que va entre los 21 y los 23 grados internamente. Y esto es el gráfico que representa esa oscilación. Por lo tanto, este gráfico de temperatura en el exterior se transforma en este gráfico de temperatura en el interior con 20 centímetros de hormigón. Quindi, 2 gradi contro 10, se fate il rapporto 2 su 10, avete un'idea del rapporto tra la trasmittanza dinamica di quel muro e la trasmittanza statica di quel muro. Perché abbiamo detto che la riduzione dell'oscillazione è legata al rapporto tra le trasmittanze dinamiche. Esto entonces es una reducción de, aquí hay 2 grados de variación, aquí hay 10 grados de variación, si se divide 2 diviso 10, no, 10. Sí. 2 diviso 10 è uguale al rapporto trasmittanza dinamica diviso trasmittanza statica. 2 dividido por 10 es la relación entre la trasmittanza dinamica y la trasmittanza statica. Uno può dire: esagero, vado a mettere 40 cm di calcestruzzo, quindi faccio una parete più grossa. Qual è l'effetto? Riduco fortissimo l'oscillazione. Questi 10 gradi diventano praticamente niente. Sto giocando sulla massa, sto facendo un bunker. Sì, sì. Sto facendo un bunker. Per la guerra va bene, non per una casa, no?
Exagerando, pero llevando esto, por ejemplo, a un espesor de 40 centímetros, se puede reducir aún más la oscilación a diferencias mínimas, metiendo, jugando únicamente con la masa del materiale. E dice che è un bunker. E questo ancora meglio, 80 centimetri, solo calcestruzzo puro, ho annullato tutto. Praticamente l'oscillazione ce l'ho soltanto nella prima parte del muro, poi praticamente qui ho inchiodato tutto a 20 gradi. Quella è la logica delle cantine. Quando io metto i locali sottoterra, mi porto in questa condizione, stabilizzo le condizioni, qualunque cosa succeda fuori, qui la temperatura rimane costante. Aquí ya exagerando con un espesor de 80 centímetros, la temperatura está prácticamente estabilizada en 22 grados y esa es la lógica detrás de elementos muy macizos que se usan en, por ejemplo, en cavas de vino, esos lugares que tienen que mantenerse con una temperatura muy pareja durante todo el año. Bueno, esa es la estrategia. E l'altro dato che è interessante è lo sfasamento. 20 centimetri di calcestruzzo sfasano di 6 ore e mezzo, che diventano 13, che diventano 26, l'ingresso del momento del massimo dentro la casa. Quindi la massa riesce a fare questo. Aquí otro elemento interesante es cuánto se demora el calor en pasar de un lado a otro. Aquí tenemos 6 horas, aquí tenemos 13 horas con 40 centímetros y tenemos 26 horas con 80 centímetros. Entonces se produce un desfase Del momento del massimo. del máximo de temperatura hasta que llega adentro. Solo che chi è che fa le case così? Cioè, non è possiamo metterci a fare le case con 80 centimetri di muro, no? È impossibile, 1 metro di muro, cioè non è percorribile. Ma lo stesso risultato io lo posso ottenere se combino materiali diversi in maniera tale però da avere sempre la stessa diffusività termica, perché abbiamo visto che non è importante la densità, è importante la combinazione conducibilità, densità, calore specifico. Quindi, se io trovo un altro materiale che però mi dà la stessa, diciamo, la stessa diffusività termica, oppure addirittura una diffusività termica, più grande o più piccola, io posso ridurre questi spessori ma ottenere lo stesso effetto. E adesso vi faccio vedere che cosa succede se cambio materiale. Entonces dice que se puede obtener bueno, para empezar, nadie construye hoy día con 80 centímetros de hormigón. No es practicable eso, esa estrategia, digamos, no es viable para la industria de la construcción. Entonces se puede obtener un resultado parecido, pero combinando las propiedades de distintos materiales para modificar finalmente la difusividad térmica que tenga el conjunto. Y aquí va a mostrar algunos ejemplos que logran resultados similares. Per esempio, qui io ho fissato lo spessore della parete e ho cambiato le caratteristiche in termini di conducibilità termica e densità del materiale. Questo io ho fatto 20 centimetri di parete con un materiale che ha una conducibilità di 0,24 watt metro Kelvin, una densità di 700 kg metro cubo. Ho ottenuto un andamento che era simile ai 20 centimetri di calcestruzzo puro. Poi ho usato un materiale che ha una conducibilità più bassa di prima, la metà, la densità leggermente più bassa, perché per ottenere una conducibilità più bassa di solito devo scendere anche con la densità, e riesco ad ottenere in 20 centimetri la stessa oscillazione che avevo prima. Posso ancora, se trovassi un materiale che ha una conducibilità molto molto bassa e una densità che non cala troppo, potrei ottenere lo stesso effetto di oscillazione giocando stavolta non sulla massa, ma sulla resistenza termica del materiale. Entonces aquí mantuvo fijo el espesor. Se recuerdan el caso anterior que eran 20 centímetros. Aquí logra resultados similares jugando con un material que tiene esta conductividad térmica y esta densidad, 700 kilos por metro cúbico. Logra disminuir esta oscilación a esto. Aquí baja aún más la conductividad. Lo hace también con material más liviano y logra disminuir aún más la oscilación térmica y aquí de nuevo aún más, si es que se pudiera construir con un material así de aislante, se puede tener el mismo efecto de reducción de oscilación térmica sin llegar a los 80 centímetros de hormigón. Quindi, qui non l'ho segnato, il calore specifico in questo caso è circa 1 kJ, kg Kelvin, che è tipico
dei materiali normali. Con il legno, siccome raddoppia il valore del calore specifico, io posso permettermi di avere le stesse caratteristiche, ma con valori di conducibilità più alti di quelli che ho usato qui. Perché quello che è importante è la combinazione delle proprietà. Quindi io posso ottenere lo stesso effetto usando materiali che hanno diversi valori di conducibilità, densità e calore specifico, perché è la diffusività termica quella che conta. Perché io so un valore di calore specifico relativamente comune, presente nella maggioria dei materiali, però la madera tiene il doble che esos materiales, y por lo tanto permite llegar a soluciones relativamente similares a esta con materiales con una conductividad que puede ser el doble que esa, por ejemplo. Porque al final, como es un balance de todo, jugando con los tres factores puedes llegar a esa misma solución. Para spiegare ancora meglio, cos'è che determina in 20 cm? Quindi io ho fissato lo spessore del muro, non voglio andare sopra 20 cm, non voglio andare sopra i 30 cm, quello è. Cos'è che determina di quanto mi si stringe l'oscillazione e di quanto mi aumenta lo sfasamento, che è quello che voglio? Io voglio ridurre l'oscillazione e sfasare di più. Devo cercare materiali che mi vadano ad avere diffusività termiche più basse. Se io ho materiali con diffusività termiche che sono basse, riesco ad ottenere effetti migliori come riduzione dell'oscillazione e sfasamento. Siccome la diffusività termica è uguale a lambda diviso rho Cp, per poter tenere basso questo, io ho tante strade. Posso abbassare questo, cioè usare materiali isolanti, ma se uso un materiale isolante, questo qui è basso, perché un materiale isolante normalmente è un materiale dove c'è tanta aria, ci sono tanti buchi e quindi la densità è bassa. Se io uso un materiale che ha una densità, una densità bassa, questo mi rialza la diffusività termica. È la combinazione di questo. Altra cosa che mi fa gioco è, per avere questo basso, usare materiali che abbiano il CP più elevato possibile. Quindi il miglior materiale qual è? È il materiale che mi dà una diffusività più bassa degli altri. Il legno ha esattamente queste caratteristiche qua. Ecco perché ho fatto tutto sto casino stamattina, tutto sto discorso. Dice che, nel fondo, il criterio principale è la diffusività termica. La difusividad térmica debiera ser lo más baja posible. Ese es el objetivo. Mientras más baja sea la difusividad térmica del material, mejor comportamiento vamos a tener en términos de reducción de la variación de temperatura y de desfase de esa temperatura, de la oscilación. ¿Cómo lograr eso? Dado que la difusividad térmica está dada por la conducción del material, por la densidad del material y por su calor específico, tenemos varias alternativas para lograr la combinación que logre disminuir la difusividad. Podemos tratar de reducir la conducción térmica del material, pero eso generalmente está asociado también a una disminución de la densidad, porque mientras menos conduce, si uno lo asocia a los materiales de construcción, es porque finalmente hay más aire que está atrapado entre medio. Y por lo tanto, esos dos valores están frecuentemente relacionados. Es difícil bajar la conductividad sin bajar la densidad. Pero el calor específico sí. El calor específico puede ser un valor que está separado de eso, del juego de esos otros dos, como en el caso de la madera, que presenta, a pesar de tener una densidad relativamente baja, una conductividad relativamente baja, presenta un calor específico más alto que los otros materiales. Por lo tanto, la madera justamente tiene una combinación de factores que hace que sea muy buena para este tipo de manejo térmico, manejo dinámico. Y es por eso que se complicó tanto toda la mañana para explicar esos tres factores, para decir que la madera es buena. Cosa que ya sabíamos, así que... qui ci sono dei valori di diffusività termica di pannelli di legno, sughero, isolanti tipo la fibra di legno, che però so che in Cile non è molto utilizzato,
comparato con altri materiali isolanti, e si vede che il migliore, tra virgolette, come in termini di densità, perché è quella che è più bassa, di diffusività, perché è quella che è più bassa, è proprio il legno. Quindi il legno ha le caratteristiche che ci servono per ridurre le oscillazioni di temperatura e sfasarle. Aquí vemos algunos materiales aislantes caracterizados según la difusividad térmica y se ve que la fibra de madera, los paneles de fibra de madera que acá no se usan, que en Europa sí se usan mucho, que son como una, tipo un MDF pero de menos densidad, que son sí, gruesos, relativamente rígidos, es el que presenta la mejor difusividad térmica. Più bassa di tutto. La más baja de todos, es el que mejor consigue ese efecto. Aquí vemos otros materiales, esto es... Estos son paneles de madera también. Esto es corcho. Esto también es fibra de madera, lana de roca o lana mineral, lana de vidrio, perlita, poliuretano. El poliuretano está en 6, 6 veces ese valor, que tiene que ser lo más bajo posible. Celulosa está en 6 también. Lana de oveja. Poliestireno expandido está en 7, casi 8 con respecto al 1,28 de la madera. Poliestireno expandido con, bueno, esto es lana de roca de baja densidad, 1,1, está bastante, un orden de grandeza sopra, es 10 volte più grande. Ah, pero está ahí multiplicado por 0,6, sí, entonces es 10 veces mayor que ese. Poliestireno expandido con grafito también 10 veces mayor que eso, y esto es casi 20 veces un poliestireno expandido sinterizado, que no sé bien qué es lo que es. Quindi col legno... Ah, perdon, scusa, questo è il poliestireno estruso. Sì. Este è il poliestireno extruito, non il expandito, non il che forma pelotita. ¿No? Este de acá abajo è l'espandito. Da qui si capisce che il legno ha la capacità, con spessori contenuti, di darci gli stessi effetti che noi possiamo ottenere con altri materiali. L'altro vantaggio che ha il legno rispetto agli altri materiali isolanti che vedete in questo diagramma qua è che la resistenza al passaggio del vapore d'acqua, altro problema grave che hanno le case in legno, la casa in legno ha bisogno di scaricare il vapore d'acqua che si forma all'interno verso l'esterno, è molto più bassa che non gli isolanti tradizionali. Un isolante non si fa attraversare, un isolante di tipo sintetico non si fa attraversare dall'acqua, questo sì. Quindi ho il vantaggio di riuscire a far respirare la casa, ma anche quello di tenere sotto controllo le oscillazioni di temperatura e gli sfasamenti. Así que además de eso, además de reducir la oscilación térmica, aumentar el desfase de entrada de calor o de traspaso de temperatura desde el interior al exterior, o del exterior al interior, depende. Además de eso, la fibra de madera tiene un muy buen comportamiento en términos de resistencia al paso de difusión, si vemos de vapor. Si vemos, este valor es 10, para el poliestireno extruido estamos en 40, o el poliestireno extruido estamos en 80-200. Poliuretano, por ejemplo, está en 30-70. Significa que la fibra de madera deja pasar mucho mejor el vapor que lo que deja pasar, que dejan pasar los otros materiales, estos otros materiales más tradicionales. La lana mineral no está tan mal, ¿no? En ese aspecto. Y es importante que deje pasar el vapor para poder eliminar cualquier problema de condensación que haya. Tenemos que partir del supuesto, y esto ya es agregado mío, tenemos que partir del supuesto que la construcción va a fallar. La construcción no es perfecta, no podemos generar una barrera absolutamente impermeable al paso del vapor. En algún momento vamos a tener alguna infiltración, vamos a tener paso de vapor y vamos a tener condensación al interior del muro. Eso tenemos que dejar que seque lo más rápido y lo más fácil posible hacia afuera. Y es por eso que necesitamos materiales aislantes que tengan una muy buena permeabilidad al paso del vapor para que luego se pueda secar. Si ese material es muy resistente al paso del vapor, entonces va a generar una barrera y no se va a poder secar y se va a terminar pudriendo la madera que esté en contacto con ese aislante. Gracias. Otra cosa importante es el efecto
per esempio, della posizione dell'isolante, abbiamo visto che con le matrici, se metto l'isolante da una parte o dall'altra, mi cambia il comportamento del sistema. Allora, che cosa succede se io, per esempio, metto l'isolante verso l'interno o verso l'esterno in una parete? Per esempio, io qui ho fatto un esempio con uno strato di calcestruzzo che ha queste caratteristiche, questa è la conducibilità termica, questa è la densità, il calore specifico. Al variare del diametro, dello spessore, diciamo, scusate, dello spessore di questo strato, e poi sono andato a mettere l'isolante. Gliel'ho messo sulla faccia interna o sulla faccia esterna per vedere qual è l'effetto della posizione dell'isolante sulla capacità termica. Abbiamo visto che un muro ha due capacità termiche, quella verso l'interno e quella verso l'esterno. Entonces, este ejercicio, antes lo hicimos variar acá de espesor ese muro. Ahora lo que se va a variar es la posición de la aislación térmica. Dado que esto es una multiplicación de matrices, el orden de los factores sí va a alterar el producto. Y por lo tanto va a ser el ejercicio poniendo la aislación térmica al interior y luego la aislación térmica al exterior. Queste sono le caratteristiche dell'isolante che ho utilizzato. Son las características de esa aislación. Quello che viene fuori è questo. Allora, guardiamo prima il caso blu. Il caso blu è la lastra di calcestruzzo senza isolante, né all'interno né all'esterno. Se aumento lo spessore, aumento la capacità termica della lastra lato interno. Quindi qui questa è la capacità termica vista da dentro l'edificio. Si vede che a un certo punto raggiungo un massimo e poi si stabilizza, quindi è inutile andare ad aumentare troppo lo spessore, come capacità termica non guadagno niente, alla fine tutto quello che metto è massa che non mi darà un effetto termico lato interno. Entonces este es un análisis por la cara interna de un muro de hormigón. En la línea azul representa este gráfico de acá, la cara interna, que... Bueno, y se ve en el fondo la relación entre el espesor y la capacidad térmica interna de ese muro. Y se ve que en la medida en que aumento el espesor, va aumentando también la capacidad térmica hasta llegar a un cierto punto, en este caso como los 40, 50 centímetros, 45 centímetros, llega a su máximo y luego decrece un poco y finalmente se estabiliza esa capacidad térmica interna. Por lo tanto, no saco nada con seguir agregando masa, no voy a aumentar la capacidad térmica interna. Se van a meter el isolante all'esterno, quindi faccio un cappotto, la presenza dell'isolante, è il caso verde, la presenza dell'isolante lato esterno non influenza o influenza poco la capacità termica lato interno, perché la massa è tutta dentro, tra l'isolante e l'aria che c'ho dentro la stanza. Al poner la aislación por dentro, che è la linea verde, che è questa. O sea, perdón, por fuera, al poner la aislación por fuera, se ve que el efecto en la cara interna del muro no es significativo porque toda la masa está hacia el interior, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio, pero no es significativo. C'ho un aumento più veloce della capacità termica perché rimane più caldo questo strato, ma la capacità termica rimane più o meno dello stesso ordine di grandezza. La capacità termica se mantiene más o menos en los mismos niveles. Claro que la aceleración aquí es más rápida, pero porque en el fondo hay una aislación hacia afuera, pero no cambia significativamente la curva. Se invece voi mettete l'isolante all'interno, allora non avete più massa tra l'aria della stanza e il muro. Quindi avete un crollo del valore della capacità termica. Al poner la aislación por dentro, ya no hay contacto de masa con el aire interno y por lo tanto se reduce la capacidad térmica en la cara interna del muro drásticamente, como se ve en la línea roja. Quindi, ¿vi ricordate l'esempio che ho fatto stamattina della situazione estiva quando entrava il sole nella stanza? Se il sole entra nella stanza e trova un muro così o così, quando la radiazione colpisce le superfici interne hanno grande capacità e restituiranno all'aria con molto ritardo. Ma se io metto l'isolante subito dentro, quando la radiazione entra dentro la stanza, il muro non ha capacità termica,
ridà subito il calore all'aria ed ecco che lo sfasamento temporale non ce l'ho. Quindi se dovessi andare a fare il calcolo dello sfasamento temporale, questo sfasamento temporale sarebbe bassissimo, questi due casi invece sono più alti. Da qui si capisce che la posizione dell'isolante cambia il valore di Z12 e quindi della matrice. Z11 e Z22. Sì. Al poner la isolación por dentro, cambia significativamente la capacidad térmica de la cara interna. Eso significa, por ejemplo, en el caso que mencionaba en la mañana, cuando entra el sol en el recinto, entra el sol en el recinto, si se encuentra con una superficie aislada que no tiene capacidad térmica, ese calor que entra con el sol va a ser restituido al ambiente de forma inmediata. Y por lo tanto no va a tener una capacidad de absorber ese calor, retenerlo, desfasarlo en el tiempo y generar una cierta temperatura controlada al interior. Cuando entra el sol se va a calentar todo muy rápidamente. ¿De acuerdo? Si invece lo metto all'esterno, c'ho massa e quindi questo mi cambia. Da qui si capisce che cambia la matrice, cioè la posizione dell'isolante cambia. La posición del aislante cambia la matriz, cambia el cálculo y finalmente aquí se queda reflejado ese comportamiento distinto entre poner la aislación por fuera y poner la aislación dentro. Facciamo qualche esempio di edifici in legno. Vamos a hacer unos ejemplos de edificación en madera. Qui è solo per darvi un'ulteriore conferma del fatto che ho già anticipato. Guardate il legno, questo è legno di abete, guardate la capacità, il calore specifico del legno. Il calore specifico del legno, se lo confrontate con il calcestruzzo, è doppio. Quindi questo, visto che la formula della diffusività ha il CP sotto, mi dice che quando lavoro con legno, lavoro con un materiale a diffusività termica bassa. E questo mi dà tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato. Qui si vede la capacità termica della madera, questo qui è abeto europeo, con un calore specifico di 2000 joules per kilo Kelvin. Eso comparato con il hormigón che sta qua, è il doble. Ma anche con tutti gli altri. Sì, anche con tutti gli altri. Questo è hormigón, questo è ladrillo. Laterizio, cos'è? È sempre tipo ladrillo. Tipo un ladrillo. Più poroso. Ma poroso. Piedra. Gasbeton è un calcestruzzo alleggerito. Questo è un hormigón liviano. Il tufo? Tufo è un materiale vulcanico. Ah. È un materiale che c'è in Italia, in alcune zone, forse anche in Cile, perché è un risultato di materiale lavico che si è raffreddato ed è rimasto. Sì, però è vulcanico. Un materiale d'origine vulcanico che si usa per la costruzione. Però basicamente tiene el doble de calor específico que los otros materiales y vemos que de acuerdo a esa fórmula vamos a tener un valor de difusividad térmica. Se guardate la fórmula de la difusividad, el legno ha el top de las condiciones porque ha un basso lambda y para tener A basso debo avere un basso valore sopra respecto agli altri. Sí. Ha una densidad que es più basso degli altri e ha un calore specifico che è più basso, è in linea con gli altri, e ha un calore specifico però che è il doppio degli altri, quindi ho tutto per poter tenere bassa la diffusività termica. Se si vedono i tre parametri che stanno in questa formula, ricordate che il lambda, che è la conduttività, tiene che essere lo più basso possibile, e dentro di tutte le alternative la madera è la più bassa. Además di questo, la densità tiene che essere lo più lo más alta posible y anda relativamente similar. Aquí claramente tiene algunas desventajas con respecto al hormigón, pero su calor específico es el doble, que también eso tiene que ser lo más alto posible. Por lo tanto, tiene una buena combinación de propiedades. Ya. Pero quería saber si él sabía esta característica del clima radiata o en general si es posible que fuera algo tan alto. No, non lo so, nel senso che non so se c'è qualche. Tu, Luis, l'hai visto, no?
Hai capito la domanda, no? Cioè, diceva che differenza c'è perché sono sopra i 1800? No, perché lui ha visto che per il pino radiata, che è il pino Sì. che cresce qua, Questo è questa capacità 1800. termica sarebbe 2008. Ah, 2008. Credo che sia legato alle fibre, alla Può essere, mi sta. consistenza. Sì, Sì, è possibile. È possibile. È possibile. E ha quindi per quel materiale hai un A ancora più basso e quindi tutto quello che abbiamo detto è ancora più forte con quel materiale. Riesci ad ottenere o delle riduzioni più forti di quelle che ottieni con quel legno. Oppure puoi ridurre lo spessore per ottenere la stessa cosa che otterresti con un legno che ha una capacità termica più bassa. Quindi puoi ridurre, la quantità di legno da usare per avere lo stesso effetto. O puedes mejorar, o sea, si esas son las características, entonces o puedes mejorar el desempeño de una vivienda usando ese tipo de madera, o puedes reducir los espesores para obtener el mismo efecto. Questi sono gli isolanti e da qui si vede che la fibra di legno è molto interessante, ma non c'è in Cile, perché ha un valore molto basso di lambda e ha un valore alto, continuo, siccome è legno, ha un valore alto di C. Quindi quando uso questo isolante dentro a un muro di legno non mi penalizza la diffusività termica perché continuo ad avere una diffusività termica bassa. Al usar un aislante en base a fibras de madera, no se compromete el funcionamiento de difusividad térmica del conjunto porque también tiene muy buenas características. Proviamo a guardare alcune pareti. Qui ho fatto il caso di una parete con l'isolante all'interno. Sono pareti tradizionali, per me tradizionale vuol dire senza legno. Però qui ho usato la fibra di legno come isolante perché questi sono muri che sono stati presi da delle abitazioni alta prestazione energetica in Italia in questo momento qui. Quindi, siccome quella isolante lì è abbastanza di moda in Italia, ho preso come riferimento questo caso. Estos son un tipo de construcción que está de moda ahora en Italia para algunas casas con alta eficiencia energética, no con madera. Quiero mostrar primero un ejemplo sin madera. Sí usó fibra de madera porque está de moda ese tipo de aislación y por lo tanto las casas hoy día que se construyen en Italia están, incluso aunque sean de ladrillo, finalmente terminan ocupando fibra de madera como aislante. La differenza tra questi due è soltanto la posizione della fibra, perché è girata, è Sì, scambiata, aquí quindi lo único que interno e cambió esterno. es este comportamiento, este orden en el fondo, poniendo la aislación por dentro o la aislación por fuera. Dal punto di vista statico, nessuna differenza. Vediamo invece quali sono le differenze in termini di sfasamento e riduzione dell'oscillazione. En punto de vista estático no va a haber ninguna diferencia con este cambio. Vamos a ver qué pasa con las diferencias de oscilación y de reducción de onda. Allora, questa è la trasmittanza stazionaria, uguale, perché ho cambiato la posizione, non è cambiato niente, faccio delle somme tra numeri reali, la proprietà commutativa funziona. Questa è la trasmittanza periodica, c'è un po' di cambio, non cambia tantissimo, ma un pochino cambia. Il rapporto tra questo numero e questo mi dà la riduzione di oscillazione e si vede praticamente che se monto l'isolante all'interno riduco al 30% l'oscillazione che avevo fuori. Se lo monto all'esterno vado a un 20%, quindi ho circa un 8%, più dell'8% di differenza tra montare l'isolante lato interno e montarlo lato esterno, in termini di riduzione dell'oscillazione, dell'ampiezza dell'oscillazione. Aquí se ve el valor U estático, se ve que es igual. Aquí está el valor U dinámico. La diferencia existe, pero no es mucha. Recuerden que la proporción entre estos dos nos va a dar la reducción de la amplitud de la onda. Por lo tanto, la reducción de la amplitud de la onda aquí llega a un 28 o 29%. Acá llegamos a un 21%. Por lo tanto, hay una diferencia. Ya con esto, solamente por poner la aislación por dentro o por fuera,
va a cambiar del orden del 8 a 9% di differenza entre queste due soluzioni. Questo è lo sfasamento, sono 10 ore e 10 ore, cambia poco lo sfasamento in questo caso. Questo è il desfase in termini di quanto demora in entrare, è più o meno lo stesso. Mentre la capacità termica, come abbiamo visto prima, chiaramente i due numeri si invertono se metto l'isolante lato interno o lato esterno. In particolare se lo metto sul lato esterno la capacità termica interna è alta, la capacità esterna è bassa e viceversa. E la capacità termica della cara exterior e della cara interior se cambiano per la presenza dell'isolante. La capacità termica exterior al tener la aislante interior va a ser mayor y al revés también cuando se cambia la posición de la aislante. Per tenere bassi i consumi in estate delle case, in Italia noi abbiamo un limite su questa trasmittanza dinamica. Non possiamo costruire case nuove che abbiano trasmittanze dinamiche superiore a 0,1 watt metro quadro Kelvin. In questo caso questo muro è un muro in regola. Vuol dire che i consumi estivi di una casa con questi muri sono accettabili. C'è un'alternativa. L'Italia dice o trasmittanza termica periodica sotto questo, dinamica sotto questo valore, oppure muri con massa superficiale sopra 230 kg metro quadro. Cioè, o punti a mettere della massa sui muri, oppure, perché abbiamo visto, otteniamo lo stesso effetto, il muro può essere anche non dotato di tanta massa, per esempio il muro in legno, ma l'importante è avere un valore di trasmittanza dinamica sotto 0,1. Per evitare il sovreconsumo in verano, la normativa italiana specifica che questo valore, la trasmittanza dinamica, tiene che stare bajo 0,1. Este, non este. La alternativa que presenta también la normativa es que los muros tengan superficialmente más de 230 kilos por metro cúbico. O sea, la alternativa va a ser o haces un muro extremadamente macizo y pesado o, dado que se puede lograr los mismos resultados con una estructura más liviana, te mantienes en un U dinámico por debajo de 0,1 watt por metro cuadrado. En práctica se reconoce que meter masa o combinar le proprietà dei materiali in maniera tale da avere questo danno esattamente lo stesso effetto dal punto di vista dei consumi energetici estivi. In termini pratici, poner mucha massa o combinare adeguatamente los materiales puede producir los mismos resultados. Per come va il clima qui, che avete tante oscillazioni, cioè oscillazioni di temperatura molto grandi in una giornata, è fondamentale tenere sotto controllo questo valore qua. Non questo. Questo è importante, sì, però questo dovete sempre guardare anche questo qui, perché se voi curate questo ma non guardate questo, portate dentro casa delle oscillazioni di temperatura e non dovete portare dentro casa le oscillazioni di temperatura. Se voi portate dentro casa le oscillazioni di temperatura e non le volete, dovete accendere gli impianti, che è quello di cui parliamo oggi pomeriggio, e consumate più energia. Per climi come il nostro, che tienen fuertes oscillaciones di temperatura entre il día e la noche, es muy importante cuidar este factor. Este claramente es importante, pero este no habla, no representa una característica que permita entender cómo las fluctuaciones de temperatura van a entrar dentro de la casa. Este sí. Entonces, claro, la transmitancia puede estar, la estática puede estar bien, pero resulta que igual vamos a tener las oscilaciones de temperatura entrando rápidamente dentro de la casa, y si las oscilaciones, si afuera hace calor y ese calor entra dentro de la casa, nosotros dentro de la casa vamos a querer estar más fresco y vamos a terminar prendiendo el aire acondicionado o vamos a terminar prendiendo la calefacción, cuando en realidad el objetivo de todo esto es hacer la casa que sea lo más pasiva posible y que genere el menos consumo posible. Por lo tanto, tenemos que cuidar este factor para evitar esos gastos innecesarios de energía. Vi faccio un esempio: in Italia, adesso non so se c'è anche in Cile, ai bambini si racconta la favola dei tre porcellini. Sì, c'è, la stessa. Come si chiamano i tre? Los tres chanchitos. I tre chanchitos, con tre case diverse, no?
Io potrei fare una casa soltanto di isolante, no? Un bello spessore di isolante, senza massa, perché l'isolante non ha massa. Allora io mi metto a posto come alla tedesca, perché metto a posto questo parametro qua. Ma poi io in Italia e voi in Cile moriamo tutti e due dal caldo d'estate. Oppure ci teniamo delle oscillazioni di temperatura spaventose. Perché se io faccio una casa leggera con solo isolante, sistemo tranquillamente l'isolamento termico, ma mi porto le oscillazioni dentro casa senza fargli niente. Potremmo, al igual che los tres chanchitos en la casa más liviana, construirla solamente con paja y un material muy aislante, con mucho aire, pero muy poca masa. Y dice que a la alemana construiríamos algo que está súper aislado, pero en forma estática. Claro, para un clima muy frío funciona, pero para un clima como el nuestro, en verano terminaríamos con temperaturas demasiado altas, haciéndolo invivible. Entonces necesitamos cuidar esto para evitar justamente esas fluctuaciones de temperatura. Quindi le case leggere, anche se sono molto isolate, non vanno solo male perché arriva il lupo e poi si mangia il porcellino, ma vanno male perché dal punto di vista energetico vanno proprio male. Cioè non... Las casas con mucho aislante, il materiale liviano, non sono malas solamente per los tres chanchitos, sino che también sono malas per nosotros perché no, finalmente non nos permiten tener un buen desempeño. Sì, è questo. Ok. Ok. Guardiamo la risposta dinamica ad una situazione di questo genere, che potrebbe essere una situazione che in Cile si verifica. Un salto immediato di temperatura di 10 gradi in pochi secondi. Supponiamo, questo è un caso limite, no? Da 20 a 30 gradi, cosa succede alla temperatura dentro a questo cubo in funzione del tipo di muri che vado a mettere sul cubo, sulla nostra stanza? Qui... una situación límite, pero para expresar, justamente para graficar el fenómeno. ¿Qué pasa si cambiamos bruscamente la temperatura de 20 a 30 grados? ¿Cuál es el efecto sobre el interior de ese cubo? ¿El interno o el cubo proprio come se fosse? Come? Il cubo è un cubo dove praticamente... Un materiale o vedi dopo l'interno? Vado a far vedere, praticamente sono le pareti di prima, quindi le due pareti, supponiamo un cubo fatto con le pareti con isolante all'interno, l'isolante all'esterno che abbiamo visto esattamente prima. Allora, fuori la temperatura fa questo. Se io metto l'isolante all'interno, ho un effetto di ritardo, ma chiaramente la temperatura mi va da 20 a 30, che però posso aumentare come ritardo, il che vuol dire che la casa mette in gioco più capacità termica se l'isolante lo metto all'esterno. Quindi la casa si accorge dentro del salto termico che è avvenuto con maggiore ritardo se gli metto l'isolante fuori. Esterno. Se glielo metto dentro, la casa si accorge subito, cioè va subito, diciamo, dietro alla temperatura esterna, perché l'isolante impedisce alla massa del muro di darmi un contributo in termini di capacità termica. Sempre più difficile. Vediamo. Qui in verde sta la temperatura externa che cambia nel momento 0 di 20 a 30 gradi. Al poner la aislación interna, questa è la curva di temperatura dell'aire dentro del recinto. Al poner la aislación térmica por fuera, se produce un desfase mayor. Y esto es porque al poner la aislación por dentro, la aislación impide que la masa térmica ayude a nivelar las temperaturas internas. Entonces la masa térmica está solamente contribuyendo e intercambiando con el exterior. Más o menos. Adesso proviamo a vedere che cosa succede se invece uso delle strutture tipiche di case in legno. Cioè se io posso ottenere risultati comparabili a quelli dei muri in cartone con il cemento, col calcestruzzo, usando XLAM, usando strutture con l'utilizzo a telaio. Quindi qui io ho fatto proprio due esempi diversi. Struttura a telaio, struttura con XLAM a tre strati
Vamos a ver si es que se puede conseguir resultados similares a los espesores mayores de muro, como si fuera hormigón, con paredes de madera contralaminada y con una pared de entramado liviano, con distintas capas. Forse avete già visto la classica soluzione dove si lasciano degli interstizi, OSB, membrana per la tenuta all'aria. E quindi su questo, sì, sulla successione degli strati, forse non so se visto, vuoi dire sì. Già tu. Questo basicamente tiene el aire interno, il yeso cartone, una capa per le installazioni, il USB, membrana per sellare all'aire. Questo potrebbe anche essere sì. Lavorato insieme. Questo se potrebbe essere uno solo. Fibra di madera, más los pies derechos, USB por fuera, fibra di madera, adicionalmente, luego yeso. Entonces no tiene una cámara, no tiene una fachada ventilada, está estucado directamente sobre la fibra. Y en este caso, el yeso cartón, fibra de madera, freno al vapor, el contralaminado de tres capas, fibra de madera y exterior. Estos son los valores de... Allora, este es el muro de prima. Es el muro de antes. Con... Questo è l'X-LAM con... Quello lì è di 20 cm, no? Esatto. Sì, è il muro d'ante di 20 cm di ormigone. Este. Questo è quello che otteniamo con l'X-LAM, questa con la soluzione a telaio. Si vede che intanto abbiamo dimezzato il valore della trasmittanza statica, il che vuol dire che è un muro che isola molto di più di prima. Mm-hmm. Dal punto di vista della trasmittanza periodica, questo con l'X-LAM è leggermente... scusate, siamo un ordine di grandezza al di sotto del valore della trasmittanza periodica che avevo col muro muratura. Sono ben distante dallo 0,1, perché qui sono a 0,02. Quindi ho un grosso riduzione, si vede da qui, dal 28% di riduzione dell'oscillazione, qui passo a un 7% che sopravvive e qui è un 12%. E come sfasamento vedo che sono ben oltre le 8 ore. E non ho usato la stessa massa che avevo qui. Qui non ho puntato sulla massa, qui ho puntato sulla diffusività termica bassa. Questo è il muro d'ormigone. Si vede che già in termini della trasmittanza statica si logra la metà. Por lo tanto, tanto questa soluzione come questa trasmettono la metà di energia, por lo tanto aislano il doble. Questa è la... la trasmittanza dinamica, y ya se ve acá un efecto bastante más significativo, prácticamente un orden de magnitud menos entre el muro de hormigón y el muro en contralaminado y el muro de entramado liviano. Eso tiene su efecto claro en la reducción de oscilación de temperatura. Aquí este muro de 20 centímetros lograba prácticamente reducir a un 30%. Esto reduce a un 7% la oscilación térmica que hay afuera. Esto acá anda al 12%, o sea, reduce al 12% la oscilación térmica que había afuera. Y aquí el desfase es de 10 horas, acá se pasa ya 15 horas en ambos casos. Questo vuol dire muy por encima de las 8 horas, lo cual está... Esatto. Con 15 ore, se il massimo di temperatura ce l'ho alle 3 del pomeriggio, 3 più 15 mi porta nel cuore della notte. Dove le temperature sono più basse e quindi io riesco a, in quelle ore lì a smaltire facilmente senza dover accendere l'impianto, oppure con poco funzionamento dell'impianto riesco a tenere sotto controllo la parte durante l'estate. Allora, questo significa che la temperatura maggiore che si ha entre le 12 e le 3 della tarde la traslado a un limite che sta oggi día entre le 3 de la mañana y las 5 de la mañana o 6 de la mañana para que ese calor termine de entrar dentro de la casa, cuando en realidad hace frío. Entonces funciona muy bien aportando el calor del día para la noche. De 10. Este tiene de 10. Estos tienen de 15. Ci sono 5 ore di differenza tra una soluzione e l'altra e non stai puntando su una massa. Sì, perché queste sono strutture con massa molto più leggere, però che ti garantiscono, grazie alla diffusività termica, quell'effetto lì. Qui la strategia non è con massa, sino che la strategia è puntando alla diffusività termica, intendendo come funzionano i distinti valori, puoi lograr il mismo effetto, o meglio incluso, che l'ormigone con meno massa, il mismo...
lo stesso spessore, no? Sì, con il mismo spessore. E qui c'è l'effetto che vedevamo prima, il salto di 10 gradi istantaneo, come si ripercuote sulle tre strutture. Si vede che, per esempio, l'X-LAM è quello che, grazie a questa forte riduzione e sfasamento, mi permette di avere tempi più lunghi per da dentro, insomma, io mi accorgo con più ritardo di questo salto di temperatura. A chi serve il mimo esercizio durante un cambio brusco di 10 gradi di temperatura da 20 a 30, quanto mi demoro internamente a darmi conto che esas condiciones afuera están cambiando? Con el hormigón esa percepción es mucho más rápida, por lo tanto es mucho más sensible a lo que sucede afuera, mientras que con el entramado liviano o con el hormigón, o sea, perdón, con el contralaminado, esos desfases son más atenuados y se ve todo más amortizado. Sí, estamos hablando de... Claro que esto es un salto exagerado. Sí, es un salto teórico, pero que permite graficar bien el comportamiento de las distintas soluciones. Questo è per comparare quello che succede sui tetti. Una soluzione tradizionale anche qui e poi delle soluzioni in legno per vedere se riesco ad avere lo stesso effetto sul tetto, come ritardi, eccetera. Vabbè. Credo che Forjados... Forjado sarebbe il pavimento, l'ho sbagliato. Questo è il caso del pavimento. Questo è il pavimento. Questo è il pavimento. È un pavimento tradizionale, tra virgolette. Questo è un entrepiso tradizionale e quiere ver si es que se logran los mismos. Sì o no? Sì. È un caso una losa e si quiere ver si es que se consiguen los mismos resultados a nivel de losa que se consigue a nivel de muro. Entre distintas soluciones. Esa es una soluzione tradizionale. De losa o entrepiso. Sì, c'è soltanto il rivestimento, c'è un parquet in legno. Con un rivestimento di madera, la sobrelosa, capa di isolamento acustico, poliestireno, infine. Questi invece sono due pavimenti realizzati in X-LAM e con la soluzione a telaio. Queste sono due soluzioni di entrepiso realizzate con contralaminato e con entramato liviano. E questi sono i valori di trasmittanza statica, trasmittanza dinamica, e si vede ancora il salto forte che c'è tra la soluzione tradizionale e la soluzione con il legno, le riduzioni dell'ampiezza dell'oscillazione e i tempi di sfasamento, che nel caso dell'X-LAM raddoppiano il tempo che ho con una soluzione tradizionale. Quindi questo mi fa vedere come il legno ha delle caratteristiche, non a caso, insomma... senza saper tanta fisica, però è da tanto che usiamo il legno per le costruzioni e forse qualcosa avevano capito i nostri nonni, tra virgolette. Aquí se ve la differenza di comportamento in una losa entrepiso entre, bueno, claramente mejores valores, aunque no tan significativos, pero mejores valores en el cálculo estático, en la transmitancia dinámica. Ya se puede ver un orden de magnitud, incluso más, 10 veces menos que en el caso del ladrillo de hormigón. El desfase de temperatura también, perdón, la atenuación de la oscilación, aquí llega a un 20%, aquí llega a un 3%. Y el desplazamiento de esa fase, de ese ciclo, aquí en vez de 9 tenemos 18 horas de desfase o 10 horas de desfase. E queste sono le capacità termiche. E queste sono le capacità termiche della distinta scala. Però si vede che già la madera non necessita in realtà, non si necessita in realtà molta massa per poter manejar bene esos criteri. È altro tipo di combinazione di fattori. Dice che nostro abuelo, o desde sempre, diciamo, llevamo construyendo in madera e probabilmente algo abbiamo intuito al respecto. Sì, molte volte noi ci arriviamo con i calcoli, no? Invece una volta ci arrivavano col buon senso e forse mescolare un po' di buon senso con i calcoli non fa male. Dice che muchas veces uno llega a los cálculos, o sea, llega a los resultados con los cálculos, mientras que por generaciones y generaciones llegan a eso con el sentido común. A veces, y tocando con el sentido común, a veces hace falta mezclar las dos cosas, un poco de sentido común, meterle los cálculos y ver si... E questa è la situazione ribadita per un pavimento di quelli che sono i tempi. De nuevo lo mismo nel caso della costruzione con hormigón, con entramado liviano e con contralaminato.
Questo è il tetto ventilato. Es un techo ventilado. Questa è la soluzione con hormigón, quindi calcestruzzo. Es una construcción con hormigón. Queste sono le soluzioni invece di un tetto in legno. Esta es la solución de un techo con de madera. A telaio oppure Ixlan? No. Questo è telaio. Esto es un tramado liviano de madera. Quello che si vede, c'erano tutti e due i casi, sì. Quello che si vede è la trasmittanza più o meno la stessa. Ma perché? Perché quando mettete lo strato, l'intercapedine in mezzo, l'intercapedine, dipende da dove è piazzata, toglie l'effetto di tutta la parte che c'è tra l'intercapedine e l'esterno. Quindi quello che fa la differenza qui, quello che fa tutto, è quello che c'è tra l'intercapedine ventilata e l'interno, che non è troppo diverso. Infatti i valori di trasmittanza sono più o meno sono quelli. Dada la soluzione costruttiva e che la soluzione d'ormigon también tenía ventilación, per il calcolo statico, tutto lo che sta por encima della ventilazione in realtà non cumple nessuna funzione, por lo tanto se descarta. Queda la resistenza o la trasmittanza de los elementos che stanno desde la ventilación hacia adentro. Y no son, como sistema constructivo, no es tan distinto a los sistemas de contralaminado y entramado liviano, por lo tanto los valores se ven relativamente similares. Qui però si inverte el trend, perché la trasmittanza dinamica, quando io metto una parte ventilata, togliendomi la parte che c'è esternamente, tra la parte ventilata e l'esterno, mi toglie massa dal tetto. E quindi le soluzioni in legno sono leggermente peggiori di una soluzione dove dentro mi rimane comunque un po' più di massa. Aquí, dado que para el cálculo todo lo que está por encima de la ventilación no se considera, hay masa que se pierde ahí en el cálculo o en las soluciones de madera que no entran en el cálculo y por lo tanto estas soluciones en el caso de la techumbre son un poco peores che la tradizionale è in ormigone. Però è sempre, per i tetti in Italia il limite non è più 0,1, per il tetto il limite è 0,18, siamo sempre sotto al limite, quindi questa è una soluzione che contiene i consumi energetici lo stesso. Il limite in Italia per la techumbre già non è 0,1, sino che è 0,18 e di tutte le maniere stanno dentro di ese rango. Ma lo smorzamento dell'onda è ridotto rispetto a quello di un tetto più massiccio e anche lo sfasamento è più ridotto. Quindi attenzione, quando si usano soluzioni ventilate sul tetto si riduce parte della massa, si usa praticamente meno materiale. Siccome tutto l'effetto dinamico buono del legno è nel materiale, se perdo una parte del legno che non mi dà contributo, riduco i vantaggi che il legno mi dà rispetto al materiale con più massa. Però comunque devi consegnare anche fare la ventilazione, non è che certo, puoi non farlo. Certo, no, ma è soltanto per dire che se hai un'intercapedine ventilata ti perdi una parte che ti può dare un contributo. Sì, ma rimani che spiega, comunque. Però in nessun caso dovremmo evitare quella ventilazione. Certo. Bueno, la esplicazione è che aquí también, tanto en la reducción de la onda como en el desfase, esta solución tradicional tiene un mejor comportamiento en la techumbre. Parte de la explicación es que todo el material que está por encima de la ventilación pierde la capacidad de contribuir a la solución en el cálculo, por lo tanto, ahí hay material madera que pierde la capacidad de afectar positivamente este comportamiento. Pero lo que decía es que eso sirve para explicar el fenómeno, pero en ningún caso es una recomendación que vaya en la línea de no poner ventilación. Ah, no, porque quello porta via calore. Porque la ventilación tiene un rol muy importante para sacar el calor de la techumbre. E qui si vede che effettivamente in questo caso è il tetto in muratura ventilato che ha un ritardo più grande rispetto alle due soluzioni. Qui sta praticamente nella stessa linea il contralaminato e telaio. Il entramado liviano e la soluzione con hormigón è la che logra attenuare meglio la temperatura. Quindi
Per concludere, quando siamo in presenza di pareti in legno, io uso quella caratteristica importante che ha il legno di avere una diffusività termica bassa rispetto agli altri materiali. E questo mi dà una serie di vantaggi, in particolare in tutte quelle località, come in molte località del Cile, dove ho più comportamento, diciamo, dinamico che non statico, perché ho grosse oscillazioni di temperatura. Cuando se usa la madera en todo lo que es fachada y entrepiso, podemos obtener las ventajas de la madera como material bajando la difusividad térmica y logrando disminuir las oscilaciones, que tiene un comportamiento más cercano al cálculo dinámico que al cálculo estático, que es más predominante en climas más extremos. Quindi per il Cile, per l'Italia, per tutti quei climi che hanno questo problema, il legno può essere effettivamente una soluzione molto interessante per tenere bassi i consumi energetici. Per Cile e per l'Italia la madera può essere una molto buona soluzione per mantenere i consumi energetici bassi, per il tipo di clima che abbiamo. Cile, intendendo, noi siamo Cile. Volevo far vedere un altro esempio di una... Cioè, un altro esempio, vi faccio vedere una costruzione in legno che è stata fatta da poco in Italia. Ho provato a piazzarla in Cile, stessa casa, con il clima cileno, per vedere come si comportava una casa buona in Italia, fatta bene in Italia, come si sarebbe comportata in Cile. È anche abbastanza articolata come geometria, quindi non è, diciamo, la classica casa squadrata, eccetera. È una casa a tre piani, un piano seminterrato in calcestruzzo, quindi la costruzione in legno parte da qui in su, quindi non c'è contatto tra il legno e il terreno, che è un punto molto delicato per la casa in legno. E ci sono due appartamenti, un appartamento al primo piano e un appartamento al secondo piano, che è a tutta altezza, quindi il volume del secondo appartamento è molto più grande, anche se i metri quadrati da riscaldare e raffrescare sono gli stessi dell'altro appartamento. Questa è una casa che hicieron in Italia, che tiene un buon desempeño allá. È una casa di tre pisos, tiene un primer zócalo di hormigón, luego tiene dos pisos di madera. Esto es un departamento y este es otro departamento, son unidades habitacionales distintas. Este volumen de acá en realidad es mucho más grande, el volumen de aire que hay que calefaccionar es más grande que este volumen de acá porque tiene la altura del techo. Dice que, bueno, que no es una casa, o sea, no es la típica casa hipercuadrada para reducir la superficie, sino que igual algo de libertad tiene con su interfase. Debe ser anche un po' bello. Sí, también tiene que ser un poco bonita, dice. Questo è un'altra vista della stessa casa da dietro. Questi sono diciamo, i due appartamenti. I divisori sono stati decisi dai due acquirenti, quindi ognuno si è diviso poi l'appartamento come voleva, con le stanze. Quindi questi sono tutti tramezzi che sono stati messi dopo, e la cosa importante è la struttura. La struttura esterna. Esta casa se estructura con todo el perímetro. Todas las divisiones internas las decidieron los mismos propietarios. Por lo tanto, los dos departamentos son completamente distintos. Esto es toda tabiquería que no cumple un rol estructural. Tanto per dare delle superfici, la superficie utile complessiva sono quasi 300 metri quadrati. Sono divisi, c'è questa è la parte garage, poi praticamente abbiamo i due appartamenti. I due volumi dei due appartamenti sono molto distanti, perché l'appartamento al piano primo ha tutta l'altezza del tetto, e quindi abbiamo praticamente 506 metri cubi di volume sulla parte sopra. Insomma, questa è l'area totale di tutto il complesso. Il volume di aire del primo piso 392 e 500 metri cubi per il secondo appartamento, perché tiene l'altura del tetto. Questo è per dare un'idea di come sono ripartite le superfici che disperdono. Queste sono le superfici di pavimento dei due appartamenti, superfici dei muri esterni. È chiaro che il secondo appartamento, quello più in alto, ha anche una superficie disperdente più grande, perché ha altezza maggiore. Come finestre siamo lì.
diciamo, 20 metri quadri, 23 metri quadri sui due appartamenti. Aquí se ve el tamaño de los dos departamentos, 145-153. La superficie de muro en contacto con el exterior, o sea, de envolvente, de muro envolvente, 148-187, eso es por las diferencias de altura. Y la superficie de ventana andan parecida entre los dos departamentos. Qui abbiamo provato a fare il calcolo di quelli che sono i flussi di calore di questa casa se fosse stata messa a Concepción. E hicieron el cálculo de esta casa como si estuviera puesta en Concepción. Qual è la cosa importante per fare la valutazione dinamica, quindi per andare a capire come si comporta la casa in un clima che varia come nella realtà? Se faccio il calcolo statico, ad ogni mese associo una temperatura e poi faccio il conto come se tutte le ore di tutto quel mese lì la temperatura mi rimane uguale a... Se faccio il calcolo dinamico, devo tenere conto invece che la temperatura continua a cambiare ora per ora, nelle varie giornate, eccetera, quindi mi ci vuole un... quello che viene chiamato il test reference year, cioè l'anno di riferimento per Concepción. E qui ho ricostruito la curva dei BIN. Non so se sapete che cos'è la curva dei BIN. BIN viene dall'inglese e vuol dire cestino. Uh-huh. Per capire in una località se fa freddo, se non fa freddo, come è distribuita la temperatura, diciamo, durante l'inverno, qui c'è una sorta di idea su base mensile, ma siccome il calcolo dinamico è qualcosa che va su base oraria, a guardare quello che succede su base oraria, qui è stato proprio organizzato su base oraria, in questo modo qui. Ad ogni temperatura esterna possibile a Concepción è associato una colonnina, che è un cestino, dentro al quale metto tutte le ore in cui a Concepción si è verificata quella temperatura. Quindi io, per esempio... 0 gradi a Concepción ce l'ho avuto per poche ore, mentre 11 gradi ci sono stati per 700 ore nell'anno tipo di Concepción. Entonces, para hacer el cálculo estático, generalmente lo que se usa es una tabla como esta que dice temperatura media de Concepción, 16 grados en enero. Entonces, el cálculo lo hago en forma estática con esa condición, asumiendo que durante todo el mes de enero, durante todas las horas del día, hay 16 grados. Cosa que está bastante lejana a la realidad. Para hacer el cálculo dinámico, en cambio, nos sirve una unidad de medida que no es la media mensual, sino que ya la unidad de medida de la variación de temperatura es la hora. Por hora, durante cada uno de los días, todos los días del año. Entonces, se hace un modelo como este, que se llama BIN. BIN en inglés significa como canasto o en realidad tacho. Y se forman estos tachos virtuales en los potes en los cuales se van poniendo, aquí están todas las temperaturas posibles que existen para Concepción, más o menos, desde menos 4 hasta 38. Y cada vez que me encuentro, empiezo en enero, el primer día de enero, a las 12 de la noche, y voy viendo en ese momento, a esa hora, qué temperatura había. Si había, no sé... 8 grados, pongo un puntito acá. Si después, a la hora siguiente, había 9 grados, pongo un puntito acá. Y así, para cada uno de los días, voy echando en estos potes virtuales la temperatura que hay para cada una de las horas a todo lo largo del año. Y esta es la sumatoria de horas a esa temperatura a lo largo del año. ¿No? Entonces aquí se puede ver que para Concepción, horas a 0 grados, en realidad hay muy pocas. Questa curva qua è molto importante per progettare l'impianto, perché se io voglio progettare un impianto devo sapere che non lo dovrò dimensionare per Concepción pensando che fuori c'ho una temperatura di 0 gradi, perché se lo dimensiono così, visto che il grosso delle ore ce l'ho diciamo intorno a 4, 5, 6, 7, 10 gradi, io rischio di andare a sovradimensionare un impianto che lavorerà per tutta la sua vita a carico parziale e in alcuni casi a rendimento più basso di quello che normalmente può avere. Che dice che questo è molto importante per dimensionare le installazioni, le climatizzazioni. Perché non saco nada con dimensionare una installazione per Concepción che funzioni con una temperatura esterna di 0 grado. Porque en realidad las condiciones de uso
total de ese producto, va a ser, o sea, de esa instalación, va a ser muy baja. Generalmente va a estar funcionando en condiciones de temperatura mejores que eso y por lo tanto el equipo va a estar funcionando subdimensionado y probablemente con una eficiencia que no corresponde. Y estamos invirtiendo más en un equipo que tiene mayores prestaciones y tiene una mayor exigencia que en realidad no es necesaria porque en Concepción probablemente vamos a estar aquí en el grueso por debajo de los 11 o 10 grados. Por ahí está el conjunto de horas en el cual voy a tener que mayor cantidad de calefacción. Però non posso non scaldare casa quando arriva la giornata molto fredda, quindi sì. Devo trovare un sistema per andare a tener conto di questa coda con l'impianto. Che sì. Tampoco, cioè, hay que de todas maneras diseñar el sistema de manera tal que pueda hacerse cargo de esto. No? Tiene que poder calefaccionar cuando se encuentra en esos días también. Questo è un andamento, io ho messo dentro i dati dell'anno tipo di Concepción, quindi io ho tutte le giornate dell'anno, l'andamento della temperatura, questa per esempio è la temperatura ora per ora, il 15 giugno, che è la giornata che sul test reference year di Concepción è indicata come giornata più fredda, si vede che qui raggiungo circa 2 gradi, poi però vado a 16 durante il pomeriggio, quindi ancora una volta un clima con oscillazioni di temperatura abbastanza. Aquí se ve el 15 de junio, que está marcado en el año como el día de mayor frío, y empieza con una temperatura de unos 8 grados, acerca de las 6 de la mañana baja hasta 2, y luego en la tarde llegamos a una temperatura de unos 16 grados. Así que hay oscilaciones bastante fuertes y por lo menos bastante cercanas a la temperatura de confort, lo que justifica el cálculo dinámico. Ok, come è fatta quella casa? Come si dice? Allora, io ho fissato il clima e adesso la metterò dentro a Concepción. Però vi devo spiegare quali sono state le scelte che hanno fatto come pareti esterne disperdenti. Questa è la parete perimetrale, è una parete fatta con l'XLAM, spessore totale 34 cm e mezzo. Una trasmittanza molto bassa. In Italia normalmente in una zona come Concepción dovremmo essere sopra, per essere in norma, dovremmo essere sopra 0,38, qui siamo a 0,15, quindi è la metà di quello che ci viene chiesto in Italia adesso per una costruzione in classe A. Questa è la stratigrafia di esa casa che se va a essere puesta ora nel clima di Concepción. Está hecha de yeso cartón, fibra de madera, freno al vapor, contralaminado, fibra de madera y estucado encima de esa fibra de madera. El espesor total, estamos hablando de 34 centímetros, del muro completo, y la transmitancia de la pared está 0,15. Por normativa, ellos en Italia, con un clima similar al nuestro, debieran estar alrededor de los 0,38 y esto ya es menos de la mitad de lo que la normativa les pide. Quindi es muy isolado. Sí, es más aislante. Le pareti del seminterrato invece sono in cemento armato, ma hanno usato la fibra di legno per isolare, con una trasmittanza che è comunque molto fuori. Bassa. Mm-hmm. Questo è il pavimento del seminterrato e anche qui abbiamo una trasmittanza che insomma è buona. Questo è il del de ese zócalo, questo è il muro. Ahí está un estucado, el calcestruzzo, sí, el hormigón armado, la fibra de madera y revoque por fuera. Y este es el suelo de ese subterráneo, que está en realidad semienterrado, que es cemento, un revestimiento de cemento, poliestireno y hormigón liviano. Muri interni sono in cartongesso con un po' di fibra di legno. Il muro interiore è sontavicheria, con fibra di madera. E quello è il solaio che separa il piano seminterrato dal primo appartamento. Siccome il piano sì. seminterrato non è riscaldato, anche questo mi dà delle dispersioni. Questo è l'entrepiso del primo appartamento. Ricorda che il subterraneo non è calefaccionato, per lo tanto questo qui va a essere una fuente di... Tu sai, una di dispersione. Sì, di perdita di calore. Y por lo tanto es bastante más complejo esa solución de entrepiso. Questo invece è il solaio tra i due appartamenti.
Anche qui è stato previsto un isolamento acustico, c'è un po' di, ci sono 3 centimetri di isolante EPS per diciamo, isolare i due appartamenti. Nel caso in cui uno non abitasse durante la stagione invernale l'appartamento, hai comunque delle fughe verso il basso da evitare. Aquí hay una, esta es la solución de entrepiso entre las soluciones entre los departamentos. Incluye también aislación acústica y aislación térmica, que esto es el poliestireno extruido, perdón, expandido, para evitar en el fondo las pérdidas térmicas que puedan ocurrir de un piso a otro cuando un piso no está, cuando un departamento no está siendo usado. Okay. Questi sono i solai, questo è il tetto ventilato, Ese es el techo ventilado. che è questo con valori di trasmittanza molto molto Anche quello. bassi, questa è la porta. Las puertas que también están caracterizadas. Ok, faccio vedere diciamo, i risultati di un calcolo dinamico. In letteratura, cioè sul mercato, potete trovare tanti diversi software che fanno questo tipo di valutazione. È un software che deve fare una simulazione annuale, ora, per andare a vedere che cosa succede dentro alla vostra abitazione in tutti i giorni dell'anno. Questi sono i più diffusi. Energy Plus, che è stato fatto dal DOE americano ed è gratis, ma è impossibile da usare, è no? Complicatissimo. Cioè, molto americano, molto americano. Questo è un altro software gratuito, messo a punto dall'Università di Strathclyde, ma come tutte le cose che sono fatte dall'università, chi l'ha fatto lo sa usare, ma insomma, manca tutta la parte grafica che aiuta l'utente e quindi diventa difficile usarlo. Anche SPA. Transys è carino, si usa facilmente, ma è a pagamento. Costa circa 1500 euro, che adesso non so, insomma, la traduzione. Sì, faccio. Poi ci sono altri software sempre fatti dalle università. Cioè abbiamo un software anche noi a Bologna, che è gratuito, se non per il fatto che il nostro software gira sotto MATLAB, per cui bisogna avere una licenza MATLAB, ma tutto il resto, la libreria per costruire la casa, è gratuita. Así que para hacer la simulación dinámica hay una variedad de software, algunos gratuitos, como estos dos. Este es del Departamento de Energía de Estados Unidos, que es muy difícil de usar. Este está hecho por una universidad. Como todas las cosas hechas por la universidad, las sabe usar el que la hace y después la parte de documentación y de manuales de usuario y todas esas cosas en general faltan. El Transys funciona bien, es relativamente sencillo de usar, pero es pagado. Cuesta unos 1.500 euros, eso son como cerca del millón de pesos. Y bueno, finalmente este que ellos lo hicieron, que es gratuito, pero que necesita correr sobre MATLAB, así que también hay que tener una licencia de MATLAB. Tienen que escoger con qué van a aproximarse al problema. Questa è la logica secondo cui lavora Transys. La modellazione che vi vado a presentare l'abbiamo fatta con un software commerciale, quindi Transys. Transys associa ad ogni elemento dell'edificio e dell'impianto dei blocchi che vengono presi da una libreria, dove sono già caricati, per esempio c'è il blocco pompa di calore piuttosto che fan coil, eccetera. E per la casa c'è una parte di Transys che si chiama Trambuild che vi aiuta a costruire la casa mettendo dentro i vari muri, le finestre, le varie esposizioni. Nella versione 17 di Transys è possibile costruire il modello della casa 3D con Google SketchUp e importarlo dentro Transys 17. Noi abbiamo fatto così, abbiamo realizzato il modello 3D della casa in Google SketchUp e poi l'abbiamo importato dentro Transys. El cálculo que les voy a mostrar lo hicieron en Transys, que es el software comercial, que funciona en base a bloques de librerías que ya vienen precargados, precalculados en el fondo, como las bombas de calor o los ventiladores o todo eso. Y dice que a partir de la versión 17 pueden usar SketchUp para hacer el modelo tridimensional y cargarlo dentro del software para
Para non tener che modellarlo direttamente internamente dentro il de Transys, che ormai non è più di Google. Ah, non è più di Google. No, è di Trimble. Quello che si ottiene sono dei grafici tipo questo che vi danno per tutto l'anno l'andamento ora per ora di tutti i flussi di calore di cui abbiamo parlato questa mattina, quindi quello che esce dalla casa per trasmissione, quello che esce per ventilazione, quello che entra tramite il sole, quello che sono gli apporti interni, tutto. Dopo bisogna riorganizzare questa roba qua, perché altrimenti non ci capisci più niente, perché... Lo que entrega ese software es el cálculo hora por hora durante todo el año de todos los valores que hemos hablado hasta ahora. La pérdida de calor por los muros, las ganancias solares, las ganancias internas, la ventilación, todo metido dentro de esto y entrega el gráfico que ahora después hay que interpretar, digamos, hay que hacer algo con esto. Pero ya por lo menos todo ese cálculo, todo lo que hemos visto, se hace en forma dinámica para todo el edificio durante todo el año con este tipo de software. Quando si fa il calcolo dinamico ci sono una serie di informazioni che bisogna mettere dentro per simulare come quell'edificio viene veramente abitato. Questo per esempio è il numero di persone che ci sono dentro la casa, nelle varie stanze, in funzione dell'ora della giornata. Quindi che ne so, la notte le persone sono solo nelle stanze da letto, poi si muovono, vanno in cucina. Bisogna praticamente costruire un modello che renda... l'uso della casa più vicino possibile all'uso reale, anche apertura, chiusura delle finestre. Evidentemente, para tener resultados cercanos a la realidad, es necesario alimentar este tipo de simulaciones con datos reales. Y esos datos reales van a incluir también, por ejemplo, cuántas personas hay en cada recinto a lo largo del día. Entonces, si es que voy a tener un dormitorio, voy a tener que caracterizar ese dormitorio diciendo en este dormitorio van a dormir dos personas y van a estar durante la noche, después durante el día ya no van a estar y se van a mover a lo mejor a la cocina y ahí van a estar durante un rato y después van a ir al comedor. Y si es que abren la ventana, eso también, el régimen de apertura de ventanas también tiene que estar incluido dentro de toda la simulación para poder entregar datos realistas. Ci sono dei sistemi che permettono poi di fare delle analisi statistiche, per cui fai un modello e dici c'è una certa percentuale di probabilità che quella persona si trovi, però andiamo oltre quello che dobbiamo vedere qui. Quello che noi dobbiamo inserire obbligatoriamente sono i profili orari, perfiles horarios, le personas, cargas in generale, interni, ritiro di acqua calda sanitaria, apertura e chiusura delle finestre. Así que hay modelos estadísticos que permiten hacer cosas bastante más complejas para simular los modelos de uso de las casas, pero que en el fondo en la versión más básica tenemos que por lo menos caracterizar en perfiles horarios las personas, las cargas internas, el equipamiento que tenemos dentro de la casa, el retiro de agua sanitaria, agua caliente sanitaria, y la apertura y cierre de ventana. Alla fine quello che si ottengono sono dei grafici tipo questo che ti dicono qual è la potenza richiesta dall'impianto, il periodo rosso è il periodo di riscaldamento, il periodo azzurro è il periodo in cui è acceso l'impianto di condizionamento estivo. Al final, dato tutto il conjunto, permette dimensionare la carga energetica che va a supponer mantenere questo a una temperatura deseata. Con en rojo la carga de calefacción necesaria y en azul la carga de enfriamiento necesaria para poder mantener la condición de confort que queremos dentro. Le potenze sono molto basse, perché se vedete non supero mai i 4 kW per tutto, quindi è... Per i due piani? Questo è per appartamento. Per appartamento. Esto es para un departamento, dice que las potencias en realidad son muy bajas, no se supera como potencia máxima los 4 3,5 kW, y rara vez se superan los 3 kW para todo el departamento. Eso significa una estufa de baño. Sí, es bastante piccola. Es una estufita chiquitita con dos de esas, digamos, que le facciona todo el departamento.
Si vede che la domanda dei due appartamenti è leggermente diversa in termini di energia perché l'appartamento sopra è più grande, quindi ho maggiore dispersione. Abbiamo visto che le superfici disperdenti sono leggermente più grandi, quindi ho una piccola differenza di domanda di energia tra l'appartamento al primo piano e l'appartamento sotto. Hay pequeñas diferencias entre la demanda de un departamento versus el otro, porque arriba hay más superficie de contacto con el exterior, más dispersión. E quella era la richiesta per i mesi invernali, questa è la richiesta per i mesi estivi. Si vede che per il mese estivo invece l'appartamento superiore ha una richiesta molto più forte di quello sotto. Perché? Perché c'è il tetto. Il tetto è un collettore solare, raccoglie un sacco di energia solare in arrivo. Abbiamo visto che il tetto ventilato in legno ha qualche problema rispetto alle soluzioni tradizionali. Insomma, quello che si vede qui è che in estate il consumo di energia dell'appartamento sopra è nettamente più alto di quello dell'appartamento sotto, che non è in contatto diretto con tutto il tetto, con il sole. Aquí se ve el consumo energético en verano de la solución. Pues lo anterior era para el invierno, esto es para el verano. Se ve que el consumo energético de enfriamiento para el departamento de arriba es mucho mayor porque tiene el techo, y el techo es un colector solar muy, muy bueno. Y la solución en madera claramente tiene ciertas desventajas con respecto a las soluciones más macizas, y por lo tanto tiene todavía ese problema. Vi faccio vedere una cosa interessante guardando i numeri che io ho messo insieme per mese. La cosa interessante è dei due appartamenti, questo è l'appartamento al primo piano e questo è l'appartamento al secondo piano. Ho separato infiltrazioni, ventilazione, trasmissione, guadagni interni, apporti solari. Per fare una casa passiva, tra virgolette, la cosa importante è che quello che la casa perde per trasmissione venga in qualche modo compensato col sole. Questa è una situazione che avviene abbastanza bene in una casa di questo genere, a questa latitudine, con questo clima qua. Se io riuscissi con il sole a compensare quello che perdo, alla fine quello che dovrei gestire con l'impianto sono soltanto infiltrazioni, ventilazioni e un po' di guadagno interno legato agli elettrodomestici e alle persone che devo, con delle potenze che sono molto basse. In questa casa si riesce a fare all'incirca questo, a parte il periodo più freddo dell'anno, che è questo periodo in cui gli apporti solari sono circa la metà di quello che mi serve. Esta es una tabla que da cuenta de los dos departamentos, el departamento de abajo y el departamento de arriba. Aquí se ve las pérdidas o digamos el impacto de las infiltraciones, de las ventilaciones, de la transmisión, las ganancias internas y las ganancias solares. Dice que si se ven los números, los más significativos son las transmisiones, la transmitancia, digamos la pérdida a través de la envolvente y el aporte solar. Logrando equilibrar estos dos, ya gran parte del trabajo está hecho. ¿Ya? Quanti Quanto? scambi d'aria hai messo qui Ah, questi sono, anche questi sono variabili perché abbiamo considerato, diciamo, la possibilità di aprire e chiudere. In Italia, quando fai un calcolo statico su un appartamento, devi prendere 0,3 ricambi ora. Quindi devi ricambiare un terzo, 0,3. 0,3. Sì, La casa tiene mayor certo. infiltración, por lo cual las temperaturas no es necesario el tema de climatización en verano, por lo cual tú aumentas la ventilación para verano, que es igual a la infiltración que tenemos
Certo. ma como aumentas la ventilación y pareja, te va a subir un poco más el consumo en invierno, sí. ya que el valor no es por la cantidad de metro cuadrado, es demasiado. Infatti è più alto, per le case in legno bisogna sempre considerare dei valori, lo 0,3 è il valore di legge in Italia, ma per una casa in legno devi sempre considerare più che 0,3, perché non avrai mai un ricambio. Di solito si dice che bisogna andare intorno a un ricambio all'ora complessivo come ricambio d'aria in case di questo tipo, per non essere penalizzato dal punto di vista energetico. Quello che si fa è mettere un sistema di ventilazione meccanica controllata con uno scambiatore che ti permette di recuperare quello che vai a scambiare con l'esterno. E oggi pomeriggio vediamo questi sistemi per far capire che questa parte può diventare, in una casa molto isolata, alla fine quello che devi controllare è proprio questa parte qua. E questo è il carico più importante. E allora si va verso dei sistemi in cui prima di far entrare l'aria nuova in casa, tu la vai a pre-riscaldare in inverno o pre-raffreddare in estate attraverso l'aria che vai a buttare fuori. C'è uno scambiatore che ti permette di recuperare il calore che vai a perdere durante le due stagioni. Il 0,3 è un valore relativamente basso per la edificazione in maniera che in generale. Uno o anche sì, di più. Qui quello è un altro problema ancora, perché 20, quando tu sei sui 20 ricambi all'ora, vuol dire che hai un grosso problema di infiltrazioni. Ma se vai verso il sistema dove hai completamente curato la tenuta del sistema, non devi arrivare a quei numeri. Devi tenere, altrimenti ti cresce questo numero in maniera spaventosa. Allora devi stare, diciamo, su... alla fine il ricambio che ti serve è per mantenere giusta umidità all'interno, perché altrimenti il legno ne risente e ti serve solo quello però. Se non hai una tenuta controllata, allora incominci ad avere questa colonna che ti pesa molto più di tutte le altre messe insieme. E le sia che qui in Cile lo che sanno dire è che arriviamo a 20-25, con questo valore... Entonces, estas infiltraciones de acá y estos valores se disparan y empiezan a presentar un punto súper significativo en las pérdidas energéticas. Y además de eso, empiezan a tener problemas de condensación y tienen problemas en los muros internos. Y, lo que te sirve es controlar las infiltraciones lo suficiente como para poder administrar la producción de vapor interna de manera tal que no dañe la estructura. Y eso lo vas a lograr con intercambiadores de calor que se encargan de aire, que se encargan de sacar el aire en las condiciones internas, intercambian, luego meten aire fresco de afuera con un contenido mucho más bajo, pero a la temperatura interna de confort que tiene. Eso te va a servir tanto en invierno como en verano. Sì, è così e in Italia, se devo dire, in questo tipo di case, l'Italia è sempre, da sempre legata tradizionalmente a impianti ad acqua, quindi dove uso l'acqua calda e l'acqua fredda con fan coil piuttosto che pannelli radianti, ma nelle case in legno meno acqua si porta in giro e meglio è con i tubi, perché se un tubo si rompe dentro una muratura, ok, fa dei danni, ma dentro una parete in legno può fare casino. Allora quello che si fa in queste case è cercare di semplificare al massimo l'impianto, andare verso impianti ad aria,
recuperare tutto quello che puoi recuperare e portare in giro meno acqua possibile dentro un impianto, una casa in legno, meno acqua possibile. Sí, lo que, como estrategia, digamos, hay que evitar al máximo el transporte de agua a lo largo de la casa, sobre todo en una casa de madera, que han evolucionado desde instalaciones tradicionales en base a agua con radiadores y todo eso, a instalaciones en base a aire. En el fondo transportan aire dentro de la casa como para poder climatizar y tratar de reducir al máximo la necesidad de instalaciones adicionales. L'acqua che gira dentro una casa, il legno, è quello che produce questa cosa qua. Per avere il problema del legno è l'attacco da parte dei funghi. Questo attacco si verifica se c'è legno, acqua e ossigeno nello stesso punto. Le parti critiche dove si può avere ammaloramento del legno sono rappresentate qua. Il numero 5 sta per installazioni. Tutte le volte che io ho dei tubi con acqua che gira dentro a una casa in legno, se quel tubo si rompe, magari io me ne accorgo dopo un po' che si è rotto. E magari la rottura è una rottura parziale, ho poca acqua che se ne va, quindi ci metto tanto, ma quell'acqua che se ne va, se va a contatto con il legno, distrugge la casa nel giro di pochissimo tempo. Quindi meno acqua gira e meglio sto dal punto di vista delle... Quindi questa è la filosofia che si cerca di sposare un po' quando si va a scaldare o a raffrescare queste case in legno. Cercare di puntare più all'aria, calda, fredda, meno all'acqua, distribuire meno acqua possibile dentro al sistema e giocare solo con tubi che portano in giro l'aria, pressurizzando, portando sulla pressione, in maniera tale che non ho più aria che entra, ma per esempio soltanto aria che esce in un quantitativo giusto, non i 20 ricambi di cui si parlava prima, perché altrimenti i consumi diventano molto alti. Che, bueno, los puntos críticos de la edificación en madera con respecto al agua son todos esos, los balcones, las techumbres, los muros, y el 5.5 son las instalaciones. En el fondo, y eso hace referencia a todas las instalaciones que ocupen agua. Cada vez que hay agua dentro de un muro, puede ser que sea una infiltración muy pequeña y a lo mejor me demoro en darme cuenta, pero finalmente eso va a contribuir a la formación de hongos y a la pudrición de la madera. Recordemos que los hongos necesitan madera, temperatura, oxígeno y agua para cierto contenido de humedad, digamos, para poder vivir. Se está entonces pasando a sistemas de climatización por aire, sobre todo para las casas de madera, y como decías tú, poniendo presión interna lo suficiente como para que las pérdidas, digamos, sean pocas para afuera, pero si tienes 20 renovaciones de aire, tus consumos se te van a disparar porque el aire se te está igual infiltrando por todos lados y no hay presión interna que le puedas poner para balancear ese nivel de pérdida. Entonces, igual las estrategias que nos están poniendo ahora con el tema de los PDA, de llegar a 4 o 5 renovaciones por hora, está bastante mejor que no tener límite como lo estábamos teniendo hasta ahora. Dal programma che mi ero fatto io, a questo punto io dovevo aver finito di dare un'idea dell'involucro per passare ai tipi di impianto che uno può montare su casa in legno, che sono poi gli impianti che si montano anche nelle case non in legno, andando a vedere e poi tirando delle conclusioni per che tipo di sistema oggi può essere più importante per queste case. E qui c'è una lista dei vari impianti che uno può installare per riscaldamento, ventilazione e raffrescamento, con un occhio di riguardo a questa soluzione qua, che in Italia in questo momento è la soluzione numero uno per le case in classe energetica molto alta, che sono le pompe di calore. Dice che a questo punto della presentazione credo che già stanno spiegando chiaramente i concetti, spero che ti abbia spiegato chiaramente i concetti basici dell'envolvente della casa in madera. Ora vuole fare un enfoque più hacia i tipi di installazione, i tipi di equipamento necessari per calefacción, per ventilazione e per enfriamento, con probabilmente un enfoque più
más específico en las bombas de calor, que hoy día es el equipamiento más usado para las viviendas de alta eficiencia energética en Italia. Anche perché, ma penso che questo sia valido anche in Cile, con la normativa cilena, in Europa noi abbiamo da rispettare delle percentuali di energia da fonte rinnovabile da dare alla casa. E con la pompa di calore si possono aumentare le percentuali di energia rinnovabile che io riesco ad utilizzare. E quindi la pompa di calore è un sistema che oggi è molto di moda in Italia. Quindi voglio parlare di questo sistema anche perché si adatta bene al clima del Cile. E quindi può essere un sistema che credo che conosciate, però insomma vale la pena parlarne un po'. Dice che la esigenza legale della edificazione in Italia le exigen destinare una parte del consumo a energia rinnovabile. Una parte del consumo tiene che provenire da fonti rinnovabili di energia. E le bombe di calore giustamente les permette aducir parte de ese consumo a una fuente renovable de energía y por lo tanto están muy de moda y las va a tratar un poco más en detalle. Sí. Y que funciona o debiera funcionar muy bien con el clima chileno también. ¿Cómo pensabas de proceder? Está un poco, ¿vale? ¿El almuerzo? ¿Está listo? ¿Está listo? Ya, entonces vamos... Facciamo pausa adesso e sì, perché dopo. Così poi dopo passiamo, esatto, agli impianti. Sì, se c'è però qualche domanda su questa prima parte, io sono qui, sì. Quindi possiamo prima di pranzo... Se tiene alguna pregunta ora, o se no callan para siempre. No, se no lo pueden hacer ahora, de todas maneras durante el almuerzo pueden acercarse y preguntar, va a estar acá, y si no pasamos al almuerzo. Sí. Ya, que hace un rato les dije de los beneficiarios que tenían que quedar de 2.5 a 3 para este taller que lo va a venir a hacer Milen Malik. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Son aquellos que están inscritas sus empresas dentro del PDT, ya, a los que le hemos pedido la encuesta y los papeles. Ellos son los beneficiarios. Así que son ustedes los que se tienen que quedar entre 2.5 a 3 y el curso lo vamos a retomar a las 3. Eso. Ahora pueden ir. ¿Preguntas? ¿Dudas con respecto a lo que ya pasamos en la mañana? ¿No? Per una distribuzione dell'aria. Assolutamente, sono d'accordo. Sì. Super. Il sistema di pompa di calore serve anche per raffreddare? Sì, sì, sì. Pompa di calore che fa, è invertibile e quindi fa sia riscaldamento che raffrescamento. E normalmente in Italia una soluzione molto utilizzata è quella di un sistema che viene chiamato sistema ibrido, in cui uno compra un unico componente dentro al quale c'è una caldaia e una pompa di calore. Ed un cervello che decide quando far lavorare la pompa di calore e quando far lavorare la caldaia in inverno. Quando arriva l'estate, inverte la pompa di calore e va soltanto con la pompa di calore che lavora come frigorifero. Che un altro sistema sono i sistemi ibridi. Chiaramente la bomba di calore si può enfriare, però c'è un sistema che sono ibrido, che sono bomba di calore più caldera, che viene in un solo componente e che tiene un controllatore che decide quando echar a andare la caldera e quando echar a andare la bomba di calore. Oggi vi spiego quali sono i problemi legati a questo sistema qua, perché abbiamo progettato diversi sistemi ibridi con delle ditte produttrici italiane
E quindi vi spiego la filosofia di quegli impianti lì. Hai hecho varias instalaciones de esos sistemas y voy a explicar un poco cuál es la filosofía y los problemas de ese tipo de instalaciones también. Listo. Bueno, gracias. Vamos a almorzar. A las 3 entonces retomamos las clases. Gracias.